Buongiorno, vorrei aggiungere qua il mio benvenuto, specialmente poi a quelli di voi che siete, sono qua per la prima volta, ci fa molto piacere che siete qua con noi. Questa scena viene da uno dei libri che ha avuto più successo negli ultimi anni, si chiama Mangia per gambe, e da cui è andato questo film con Julia Roberts. E racconta la storia di una donna che dopo un divorzio drammatico decide di viaggiare per un anno per scoprire se stessa. E questa è Elisabeth, viene prima qua in Italia, a Roma, per mangiare, per dire che ho mangiato bene, poi va in India per pregare, e poi a Bali, dove incontrerà incontrerà l'amore della sua vita, un bel brasiliano romantico. Tutto bene. È una storia molto interessante, anche un riflesso della nostra epoca. E nel capitolo del libro, il ritratto di questa scena, lei sta chiacchierando con degli amici che ha conosciuto qua a Roma. E cominciano a parlare dello spirito, dell'identità della città, anche di altre città. E dice che la parola che descrive la sua città natale meglio a New York è ambizione. La ragazza della Svezia, del Stoccolmo, è conformismo. E chiede ai ragazzi di Roma la parola che descrive Roma meglio. Dicono sesso, di qua. Mi ha colpito la loro risposta. Più che altro perché non sono tanto d'accordo che sia la parola giusta per descrivere Roma oggigiorno, magari sarebbe più adatta a Rio de Janeiro, o Mykonos, o Las Vegas, altre città che vivono con il sesso in mente. Però penso che i ragazzi avevano ragione anche riguardo al sesso, non tanto per Roma in sé come identità della propria città, ma perché oggi questo è un po' vero di tutte le città. Il nostro mondo è un mondo sessualizzato. Dobbiamo affrontare l'idea, situazioni, immagini, sesso e nudità letteralmente oggi, ogni giorno. Non è una novità per ognuno di noi che ogni giorno riceviamo propaganda, film, canzoni, programmi TV che sono pieni di messaggi sessuali, dove la nudità, la sensualità sono esaltate minuto dopo minuto. Faccio un esempio. Una ricerca recente ha trovato che non meno che il 92% delle canzoni di più successo nel 2009 avevano un contenuto sessuale, qualche riferimento. Una media di 10.5 riferimenti al sesso per canzone. Cioè, 92% delle canzoni, 10.5 riferimenti per canzone. È un bel po'. E questa ricerca ha trovato anche che le canzoni top 100, cioè di più successo, avevano più riferimenti a delle canzoni che non avevano avuto tanto successo. Cioè, in altre parole, se vuoi avere successo, è bello mettere in qualche riferimento, si fa nella tua musica, scene sexy, i tuoi videoclip, perché è stesso per la conclusione della ricerca. Quindi continuiamo oggi questa serie, stiamo facendo a maggio e giugno, potere, sesso e denaro. Due domeniche per potere, due domeniche per sesso, cominciamo oggi, due domeniche per denaro, alla fine. Però prima di andare al testo, vorrei solo riconoscere qualche presupposto, ok? Io conosco che la sessualità è un tema importante, un tema sensibile, che è anche un po' imbarazzante sentire qualcosa, ma che abbiamo una grande curiosità. E riconosco anche un'altra cosa, che è un tema che porta molto dolore a molti di noi, che è una cosa affascinante, ma che anche ci porta dolore. Riconosco che anche due domeniche non saranno sufficienti per affrontare tutti gli aspetti, le sfumature di questo tema, ma che se vuoi magari affrontare e parlare di qualche situazione specifica, qualche cosa tua, mi farebbe tanto piacere a me o a Sara prendere un caffè con te durante la settimana e parlarne di più, così parliamone meglio. Però comunque oggi non è possibile vivere senza pensare al sesso, anche se tu volessi. Se vogliamo coltivare un'etica diversa, dobbiamo affrontare questo tema, penso, intenzionalmente. Non basta chiudere gli occhi e infilare la testa sotto terra. Anche lì ci sono cartelloni con pose sessuali, verbi, versanti, se vogliamo vivere in modo diverso, dobbiamo capire l'effetto che questo fenomeno ha su di noi. E sviluppare una controcultura alternativa, un altro modo di vedere e di capire in modo salutare cos'è la sessualità e come sfruttarla in modo benefico. Quindi affrontiamo oggi questo tema e domenica prossima. Oggi parlerò di come Gesù viene ad incontrarci in queste situazioni, cioè cosa ci trasmette Gesù a noi che ci troviamo in mezzo a tanta sensualità e che spesso ci lasciamo coinvolgere anche noi. E domenica prossima sarò più pratico.
Ah, non mi preoccupate che non sono troppo bravi. Quello è un pratico, nel senso in cui come vivere l'etica di Gesù oggi, come l'etica di Gesù e perché viverla oggi. Sia che siamo singoli, sposati, fidanzati, eccetera. Ok, come Gesù ci incontra oggi in mezzo alla sensualità e la prossima volta come vivere questa etica. Ok, e poi se magari leggiamo il testo, questo testo di Giovanni 8, così l'abbiamo fresco in mente. Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli, se tutto si distruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fatela stare in mezzo gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tale donna. Tu che dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati nella loro coscienza, uscirono uno a uno, e cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava lì in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Ok, è una bella storia, anche abbastanza conosciuta. In questa occasione quindi Gesù era a Gerusalemme, la capitale di Israele, e ha avuto un scontro grande con le autorità proprio il giorno precedente, il giorno prima. I farisei volevano già arrestare Gesù già quel momento, dicendo che nessun profeta sorge dalla Galilea. Ma le guardie rispondono dicendo che nessuno ha mai parlato, mai un uomo ha parlato così. E lo lasciano andare via, le guardie. Quindi Gesù riesce a scappare il giorno prima. Ma i sacerdoti non desistono e durante la notte preparano un'altra trappola ancora più grande per Gesù. E il giorno successivo Gesù arriva e si mette a insegnare nell'area intorno al Tempio. Cioè quell'area è un'area grande, bella a Gerusalemme, l'area più sacra di tutti, più sensibile alla gente e perciò anche circondata dalle guardie romane che rimangono ad osservare per prevenire che nessuna ribellione o protesta cominci intorno al Tempio. Quando Gesù sta a insegnare e Giovanni racconta che tutto il popolo andò da lui, cioè c'era molta gente, centinaia, magari migliaia di persone. E in questo scenario, accanto al Tempio, con una folla grande, arriva una scorta di scribi e farisei con una donna, posta nell'adulterio. Io immagino che deve essere stata una sorpresa per tutti, un momento terrificante per la propria donna. E un momento sensibile anche per il proprio Gesù, perché per questo momento così, questa umiliazione era stata l'incubo di sua madre, di Maria, quando lei aveva un pancione e non aveva un marito. E poteva essere portata e lapidata in qualsiasi momento. Quindi i farisei arrivano con una donna colta in adulterio. Ma già qui abbiamo già una serie di domande. Aspetta un po'. Com'è che da un giorno all'altro trovano una donna così? Per pura coincidenza, camminavano per strada e vedono una scena di adulterio, così all'improvviso? È strano. Però c'è un problema più grande poi. È questo. E dove è l'uomo? Ci vogliono due persone per commettere adulterio. Se lei è stata colta in flagrante adulterio, cioè, nel momento lì, come dicono loro, dove è l'uomo? La legge di Mosè ordinava che entrambi venissero lapidati. Non solo la donna. Perché portano solo la donna? Perché non l'uomo? Era una persona importante? Chi era questo? Perché non lo portano? Non sappiamo, ma solo il fatto che portano solo la donna già mostra che non erano interessati nel compimento della legge, altrimenti avrebbero portato anche l'uomo. Ancora meno in lei come persona si preoccupa, ma loro interesse era umiliare Gesù pubblicamente. Probabilmente già sapevano di lei, sapevano anche del suo peccato, tolleravano il suo peccato.
ma adesso la usano come una fettina, come un'esca, come un oggetto, usa e getta nel loro gioco di potere per intrappolare Gesù. E è una cosa anche piena di ipocrisia, perché non sono interessati a lei come persona, i suoi rapporti, a aiutare in qualche modo, ma la usano per screditare Gesù, questo ci interessa. E non portando l'uomo, fanno vedere che non sono nemmeno interessati alla giustizia o al compimento della legge. Un studioso descrive l'atteggiamento dei farisei così, un commentarista, c'è una citazione. Lavorarono con una combinazione tanto familiare di sesso, una donna, peccato, un'umiliazione pubblica e due pesi e due misure. La donna viene usata come una pedina in un gioco di potere per screditare Gesù e riaffermare la loro autorità. L'uomo poté scappare e non ci fu nessun sforzo evidente di aiutarla, perché guarda come finisce, solo di usarla e poi ucciderla. I farisei, gli scribi e i sacerdoti tramano una trappola per Gesù durante la notte, come faranno fra alcuni mesi, sempre lì a Gerusalemme, arrestando Gesù durante la notte e giudicandolo durante la notte. Anche quella volta sarà qualcosa di nascosto, di dubbioso, di interesse nel proprio potere e non nella verità o nella giustizia. E quindi porta una donna lì, la mette in mezzo, quindi non è un caso teorico, non c'è, c'è la donna lì, e dicono: maestro, maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, c'è come andate a lapidare delle donne. È un confronto drammatico, circa la legge di Mosè, portano la donna davanti a tutti che immagino stia piangendo, nascondendo la propria faccia, e chiedono il parere di Gesù. La folla la guarda, anche i farisei, anche i romani, soldati romani che sorvegliavano il tempio. Cosa, come risponde a Gesù? I farisei vedono due opzioni per Gesù. La prima opzione è dire: ok, lapidiamola, lanciamo le pietre. Ma questo avrebbe causato una commozione enorme. E Gesù verrebbe arrestato, perché il proprio Giovanni scrive che i romani avevano proibito i giudei di sentenziare qualcuno alla morte. Quindi in questo caso Gesù avrebbe compiuto la legge giudaica, ma avrebbe trasgredito l'ordine romano e verrebbe arrestato. L'altra opzione invece era dire che la lapidazione sarebbe stata controproducente, cioè, ragazzi, bello nome, no? E causerebbe troppi problemi, siccome i romani osservavano. E in questo caso Gesù verrebbe screditato come uno che non compie la legge per paura dei romani, per paura delle conseguenze. E i farisei mettono Gesù davanti a questo dilemma. Cosa sceglierà? Mosè o Roma? Essere arrestato o essere screditato? In entrambi i casi i farisei vincerebbero. E sono così convinti della loro vittoria che incendiano questa trappola in pubblico, davanti a tutti, nella cortina del tempio lì. Come risponderà Gesù? Gesù si china e si mette a scrivere con il dito in terra. È una bella scena, e io penso che già oggi avremo un potere simbolico enorme, un atteggiamento di resistenza, controllo. Ma all'epoca c'era un significato più grande. Era questo. A quel giorno era come un sabato, era un giorno festivo e non si poteva lavorare. Secondo i farisei, il modo in cui i farisei interpretavano la legge, non si poteva neanche scrivere che era considerato un lavoro. Cioè, non si poteva scrivere sulla carta, che lascerebbe segni duraturi. Ma in terra si poteva, siccome il vento fra poco avrebbe cancellato le scritte. Quindi, così, chinandosi e scrivendo in terra, Gesù fa vedere che conosce non solo tutta la legge, ma conosce perfino i costumi di come applicarla nel dettaglio. Con un semplice gesto, Gesù come che dice: mi domandate della legge? Io la conosco. E conosco tutte le sue sfumature. Non posso dire questo di voi, che non portate l'uomo come chiede la legge che conoscete così bene. E Gesù scrive per terra, in terra, in silenzio, ma dicendo tanto. E con questo decide per l'applicazione della legge. Ok, lanciamo la pietra, però con un metodo particolare. Se fosse la folla a lapidarla, le persone si nascondono in mezzo agli altri e nessuno viene arrestato, rimane responsabile. Ma Gesù dice invece: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.
chi di voi senza peccato? Scarica il primo. E così Gesù mette un nome, una faccia su ogni persona presente. Lui chiede che assumano la responsabilità per partecipare in questo atto. Nascondere in mezzo alla folla è facile, la folla è anonima. Però chi di voi ha il coraggio di lanciare la prima cosa? Con questa frase Gesù imparte responsabilità ad ogni individuo della folla, ma imparte anche qualcosa di più grande, gli dà identificazione. Con questa frase Gesù toglie la distanza e la mentalità, noi qui e lei lì. E tutti smettono di vedere quella donna impaurita, umiliata, come una persona distante, e invece si mettono nei suoi panni. Chi di voi è senza peccato? Chi di voi non è come lei? Con questi gesti, semplici gesti, semplici parole, la donna diventa più che una pedina, diventa una persona agli occhi di Gesù, e perciò una persona anche ai nostri occhi. E tutti noi ci vediamo nei suoi panni, come sarebbe stato essere lì, svergognati, terrorizzati, aspettando quello silenzio, la prima pietra che arriva contro di noi. Chi di voi è senza peccato? La risposta è: nessuno di noi è senza peccato. Come ha definito Gesù l'adulterio? Lui dice nel Sermone sul Monte, Matteo 5: voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderare per l'uomo, viceversa, ha già commesso adulterio nel suo cuore. La giustizia di Gesù è più alta. Con Gesù non possiamo rimanere con le pietre in mano a giudicare quei peccatori terribili. Ma siamo noi che rimaniamo lì accanto a lui, noi peccatori, noi adulti. Non con un senso di giustizia propria, ma con vergogna, aspettando la prima pietra che arriva, il nostro incubo più terrificante svelandosi davanti a noi. C'è identificazione. Una storia. Se ricordate, l'anno scorso c'è stato uno scandalo grandissimo quando il presidente del Fondo Monetario Internazionale, un francese chiamato Dominique Strauss-Kahn, è stato arrestato per cercare di violentare la donna delle pulizie in un albergo di New York. Scandalo grande, tutti hanno sentito, immagino. E fra tutti gli articoli che raccontavano e cercavano di spiegare questo evento, un articolo del giornale francese Le Figaro mi è sembrato interessante e colpito. Questo articolo ha intervistato un psicanalista francese, esperto in casi di vizi, problemi sessuali. E questo esperto raccontava che dopo lo scandalo di Strauss-Kahn, la sua pratica era diventata sempre piena, prima non era così, adesso era piena. E nell'intervista lui diceva che le scene di Strauss-Kahn, ammalettato, andando in prigione, avevano risvegliato molti uomini con vizi sessuali, che prima pensavano che non fosse un grande problema, ma che vedendo questo uomo di successo, ricco, importante, famoso, possibile presidente della Francia, sarebbe magari stato diventato presidente in queste ultime elezioni, questo uomo cercava di violentare la donna delle pulizie, e poi si è scoperto che ha abusato, ha cercato di abusare anche di altre donne, e vedendo questo era passato, mamma mia, non posso finire così. Pensavo che il loro problema non fosse un granché, entrare in alcuni siti ogni tanto, immaginare delle cose, incontrare delle donne. Però vedendo Strauss-Kahn, si sono accorti che non volevano per niente finire così e avevano bisogno anche loro di aiuto. Vivere l'incubo di un'altra persona li ha insediati. Sembrava una vita da sogno, tanti soldi, tanto potere. Però invece non lo era. Era anche un po' della loro vita. E questo psicanalista racconta che, una citazione sua, che per questi uomini, c'è qua, quando hanno visto D.S.K. portato al tribunale, hanno avuto l'impressione che erano loro giudicati invece di lui. Cioè, hanno visto un adultero, come quella donna, scoperto e portato davanti a tutti. Ma questi hanno avuto la saggezza di pensare, ma l'adultero bisognoso di grazia, sono io. Un'altra storia da sogno. Marilyn Monroe, la massima icona di bellezza. L'anno scorso è uscito un libro di poesie, un diario suo che hanno scoperto, che hanno trovato. E si diceva che le poesie della Monroe erano abbastanza buone, non erano brillanti, ma erano interessanti, abbastanza interessanti.
è che si poteva vedere lo sforzo suo a rimanere in queste poesie di mostrare chi è, di mostrare i suoi pensieri e le sue emozioni, come per dire, vedete il corpo, il sorriso, i capelli, ma io penso, io scrivo, io sono più di quello che vedete. Mi è sembrato interessante questo. Lei sentiva ancora questa brama, era già vista e ammirata da tutti, ma sentiva ancora questa brama di farsi vedere, farsi comprendere. Tutti quanti la vedevano, la sua faccia era dappertutto, ma la sentiva ancora che non era ancora stata vista. E una di queste poesie racconta un sogno che Marilyn ebbe nel 55. E lei riporta come il suo psicanalista e il suo insegnante di recita portavano abbigliamento da chirurghi in questo sogno. Lei è sdraiata nella stanza degli interventi. E questi cominciano a aprirla con un dei bisturi, con un intervento. E lei racconta così, sono tre slide, questi sogni. Mi aprono. E non trovano assolutamente nulla. Strasberg, lo psicanalista, è profondamente deluso, ma ancora di più stupito accademicamente che abbia fatto tale sbaglio. Lui pensava che avrebbe trovato tanto, più di quello che aveva sognato possibile in ogni persona. Ma invece non c'era assolutamente niente. Privo di ogni cosa di sentimento umano vivo, è uscita segatura così sottile, come da una bambola di pezza. E la conclusione a cui arriva lo psicanalista è questa, l'ultimo, l'altra slide. All'interno della paziente c'è il vuoto completo. Questo è il sogno suo. Lei era già famosissima. Tutti la consideravano un ideale di bellezza. La sua faccia si vedeva su riviste, film, cartelloni, dappertutto. Ma se la gente avesse cercato dentro di lei, temeva meglio, e avesse visto oltre i sorrisi e i capelli sfolgoranti, non avrebbero trovato una persona affascinante, ma una bambola di pezza. Lei sentiva tante volte al giorno, ma come sei bella? Ma dentro di sé lei bramava ancora per un altro verdetto, la dichiarazione di uno che aveva visto dentro, che conosceva chi era lei, l'apprezzamento di uno che avesse conosciuto i suoi misteri e le sue profondità. È bello ricevere complimenti, ma lei bramava, io penso che ognuno di noi brama, per il verdetto del vero giudice, quello che ha visto dentro. La donna scopre la faccia, dopo un lungo silenzio non vede più nessuno, e accanto a lei rimane solo Gesù, l'unico che potrebbe lanciare una pietra. E lui non la fa, e invece dice: neppure io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. E lei va viva, libera, trasformata da un ragazzo di umiliazione, dalla morte che è arrivata vicina vicina, ma più che altro dalla grazia di Gesù. Certo che il giudice, il vero giudice, quello che vede dentro, ha visto il suo sbaglio più terribile, ma ha deciso di perdonarlo e di rimanere lì al posto suo, ad aspettare la prossima trappola che questa volta porterà alla sua morte. Il vero giudice prende il posto suo come condannato e sarà ucciso per questo. Lui prende su di sé la condanna del suo peccato affinché possa perdonarla. Come lei, Gesù sarà arrestato durante la notte, ma il giudizio di Gesù non sarà come il suo, sarà senza causa, senza peccato. Ma questo è il prezzo che Gesù pagherà per dire a quella donna e dire a ognuno di noi: neppure io ti condanno. Io pago io stesso la tua pena. Va, e da ora in poi non peccare più. Vedremo la prossima volta cosa significa questo va e non peccare più. Cos'è l'etica di Gesù e come viverla oggi. Ma oggi è il giorno di sentire alla prima parte della frase. Di sentire cosa ci dà la motivazione e la forza per vivere un'etica e un'etica sessuale controculturale. La grazia di Gesù. Se vogliamo vivere un'etica diversa, la prima cosa non è esaminare la sessualità in sé o qualcos'altro, ma è vedere chi è Gesù e sentire Gesù dire al più profondo delle nostre vergogne: eppure io condanno. Ma possiamo vivere un'etica diversa? Come no? Possiamo, certo. Possiamo vedere e usare i nostri corpi in modo diverso. Perché? Per questa ragione. Perché dopo la foto,
e le pietre, e la donna che se ne va, rimane uno che non usa il suo corpo per accusare gli altri, per abusare dei loro corpi, per sedurre o usare gli altri, per misurare gli altri secondo il loro giro vita o qualcos'altro, ma uno che offre il suo corpo per noi, che riceve le pietre su di sé e chiodi nelle sue mani, uno che rimane lì affinché noi possiamo andare liberi dalla condanna, uno che paga la pena del nostro peccato affinché siamo liberi dal dominio del peccato, uno che è sfigurato dalla bruttezza del nostro peccato affinché noi possiamo essere belli, affinché uno Spirito Santo e puro, il suo Spirito, abiti dentro di noi e faccia che il modo in cui usiamo i nostri corpi sia anche questo, santo, e puro, e degno, e bello. E adesso noi ci leviamo il sacrificio di Gesù per noi. Ricordiamo di un corpo che visse in modo diverso e così ci permette di vivere in modo diverso. Gesù si offrì per noi per pagare per la condanna del nostro peccato, per darci la forza per resistere alle tentazioni che ci invitano ad abusare dei nostri corpi. E Gesù rimase dopo che tutto che se ne erano dati, rimase lì, l'unico senza peccato, aspettando il sacrificio che sarebbe arrivato fra poco, affinché noi possiamo tornare al mondo liberi dalla condanna, senza questo peso sulle spalle, e con la grazia che ci aiuta a non peccare più. E Gesù ci ha dato elementi molto concreti, il pane e il vino, per ricordare del suo corpo, questo corpo offerto per noi. E questo è molto bello, elementi concreti che sentiamo con queste dita entrando in questa bocca. Prendiamoli adesso, il sacrificio che ci libera, che rimuove la nostra condanna, che ci salva e ci purifica.